thank <music> you Questo nuovo mix tra TG e Twitch Crime, ma se siete sullo YouTube probabilmente vedrete molto presto la parte TG Crime, perché dobbiamo parlare di una notizia. Oggi era previsto Twitch Crime effettivamente e ve lo porto, però ho integrato con una notizia perché sta succedendo il finimondo. C'è il caos in nord Italia per quello che è successo. Abbiamo un assassino pericolosissimo in fuga a piede libero. Quindi se abitate nella provincia di Cuneo, attenzione, massima attenzione. Se potete, restate in casa. Perché c'è un pazzo criminale, probabilmente uh, fuori di senno, uh, a piede libero che vaga tra i boschi. Allora, cosa succede? Che c'è un assassino in fuga nei boschi della Val Corsaglia. È in fuga già da 17 ore, quindi potrebbe essersi spostato ulteriormente e non è detto che sia soltanto a piedi, perché eh, quando ancora magari la notizia non si era diffusa, magari ha fatto un autostop o qualcosa. Chi lo sa? Magari si è rasato i capelli, ha cambiato completamente aspetto, anche perché, ragazzi, ha una faccia piuttosto comune e uh, se questo ragazzo si rasa i capelli, si mette un paio di occhiali, non lo riconosce più nessuno. Uh, chiaramente bisogna anche capire che cos'ha con sé nel, nell'ipotesi che possa camuffarsi in qualche modo. Comunque, è successo ieri, ovvero il 16 agosto, per chi lo vede su YouTube ieri l'altro. Uh, C'è stato un duplice omicidio terrificante a Montaldo Mondovì. Siamo in provincia di Cuneo dove per l'appunto questo ragazzo che si chiama Sasha Chang, forse per questo vi hanno detto che è di origini cinesi. Io negli articoli che ho consultato non parla di uh, cinese, parla di olandese. Infatti è un ragazzo di nazionalità olandese, poi magari ci avrà dei parenti alla lontana, visto il cognome, comunque non lo so. Comunque è un ragazzo di nazionalità olandese, ha 21 anni e ha ucciso suo padre e l'amico del padre che li stava ospitando per le vacanze. Perché praticamente ho scoperto che a Montaldo Mondovì ci sono diverse... c'è cioè una, una viva comunità olandese e molti... Dall'Olanda acquistano delle casette in montagna dove passare le vacanze d'estate in Italia, per l'appunto. E questo signore aveva la casa lì e eh, ha suggerito, insomma, ha invitato i suoi amici, ovvero il padre di, di Sasha, a passare qualche giorno per, la, per le vacanze. Il ragazzo ha dei problemi psichiatrici, non vi so dire di che genere, perché parlano di problemi psichici addirittura, quindi psichia direi psichiatrici, cioè, gli articoli si chiamano psichici ma va bene. E eh, si pensa che sia disarmato, loro dicono, cioè il comunicato stampa dice che lui è disarmato, ma come fai a sapere se è disarmato o meno, a parte che una persona... È sempre armata volendo, ha cioè i pugni nelle mani. Ma soprattutto, visto che è nei boschi, potrebbe avere un coltello in tasca. Potrebbe aver trovato qualcosa in giro. Potrebbe essersi costruito una mazza come nei migliori Survivor. Eh, scusate, Survival. Uh, Videogames ovviamente Eh esatto Cioè nei boschi fai presto Parti un'arma ti... C'hai un... due corde No Attacchi una clava Cioè un attimo e Il psichicino riesce a connettersi con i fantasmi È una cosa che <ride> Mi fa sempre molto ridere Quando la leggo nei giornali Ha problemi psichici. Sì, non riesce a connettersi con i fantasmi. Mannaggia. Comunque, ragazzi, i carabinieri lo stanno cercando, ovviamente, con elicotteri. Cani, molecocani, di tutti e di più, ancora non lo hanno trovato e hanno chiesto a chi vive nella zona di rimanere in casa, quindi mi raccomando ragazzi, se siete della zona cercate di stare il più uh, barricati possibile, perché questo potrebbe diventare un altro Igor il russo. Ve lo ricordate Igor, non si chiamava Igor e non era russo, quello lì. Per cui attenzione, soprattutto a chi ha magari degli esercizi commerciali un attimo dislocati, tabaccherie e bar, attenzione. E insomma sono anche stati annullati diversi eventi che erano lì in zona appunto per consentire alle persone di rimanere in casa. Lo considerano molto pericoloso per la società perché per l'appunto è completamente fuori controllo e ha problemi psichiatrici pesanti. I boschi della zona sono particolarmente impervi, quindi il fuggitivo uh, sta macinando uh, terra, rovi, arbusti, però questo implica anche che è molto facile per lui nascondersi, soprattutto per quanto utilizzino gli elicotteri, considerata che la, vege la vegetazione è molto fitta, non è facile intravederlo in mezzo agli alberi, agli arbusti e chi più ne ha più ne metta e i cervi, non lo so. Comunque parliamo un attimo dell'omicidio. Ora non ho trovato foto del padre, ma parliamo, ecco, dell'omicidio, del duplice omicidio. È avvenuto per l'appunto ieri intorno alle 16, in questa casetta a tre piani, che è appunto il padrone di casa, che è questo signore qua. Che si chiama Lambertus Ter Horst, che tutti chiamano Bart 60 anni è un medico olandese. Eh, questa casa lui l'aveva comprata nel 2019 e la stava finendo di strutturare. Dicono i vicini di casa: veniva qui spesso, a volte da solo, a volte con la sua famiglia. Si faceva benvolere da tutti, capiva l'italiano e si faceva capire. Insomma, un uomo che salutava sempre. Sì. Non l'hanno detto però eh, stavolta non... Poi magari l'hanno detto in qualche intervista che mi sono persa, comunque negli articoli che ho consultato non, non veniva riportato, il salutava sempre, ma lo capiamo. Allora, lui aveva appena passato delle vacanze con la sua famiglia, e a partita la famiglia aveva appunto invitato questo suo amico che è arrivato con il figlio che si è rivelato per l'appunto, la Mi L'ho detto che era una persona squisita, sì, sì, ne parlano tutti molto bene, uno molto gentile, rispettoso, che si impegnava anche a imparare l'italiano, era carino. E quando insomma non si capisce bene che cosa sia successo, ovviamente, perché le uniche due persone che al momento potevano raccontarci purtroppo sono decedute e l'assassino è in fuga, quindi chiaramente è impossibile ricostruire il motivo al momento del, degli omicidi. Comunque, Sasha ha coltellato prima il padre uccidendolo sotto i suoi colpi e l'ha ucciso in casa. Mentre eh, ah, il padre scusatemi, il padre si chiama Haring Chainfa Chang, ha 65 anni e appunto è morto sotto le coltellate dentro la casa. Poi ha ucciso il padrone di casa invece fuori all'esterno in strada. Non si capisce bene perché fosse all'esterno il padrone di casa. Magari stava fuggendo visto l'omicidio che si stava consumando in casa ed è stato raggiunto da Sasha oppure eh, è uscito per rincorrere Sasha per cercare di fermarlo, eh, per cercare di calmarlo in qualche modo. In ogni caso anche lui è stato accoltellato più volte ma non è morto sul colpo. È rimasto ehm, ferito gravissimamente per strada e attraverso i suoi lamenti i vicini di casa. Si sono accorti di quello che stava succedendo e hanno subito dato l'allarme. Comunque, eh, Sasha, al momento sappiamo che è in fuga senza il coltello con cui ha colpito i due perché il coltello lo ha abbandonato al suolo. Ma ha con sé i documenti suoi e quelli del padre. E poi appunto è fuggito. È stato anche visto fuggire, ha una maglietta grigia completamente sporca di sangue che se è furbo se la sarà tolta o l'avrà lavata in qualche torrente per togliere le tracce e eh, ha indossato un paio di pantaloncini corti. I testimoni lo descrivono come un ragazzo biondo, comunque abbiamo la foto e lui è alto più o meno 1,75. Quindi vicino hanno visto Sasha? Sì, lo hanno visto. Quindi per questo sappiamo che è fuggito vestito così. Ma esattamente cosa te ne fai dei documenti se il tuo nome e cognome è stampato ovunque perché ti cercano? è perché lui pensava di poter fuggire in tempo immagino cioè credo che i documenti gli servissero magari per riuscire a prendere un aereo e arrivare da qualche parte per fuggire prima che si accorgessero del duplice cemocidio ma chiaramente lasciando un cadavere all'esterno anche lui sarebbe dovuto arrivarci ma ricordiamoci che è una persona che ha problemi psichiatrici quindi probabilmente è in delirio, in psicosi, ehm, per cui non è che ragiona. Adesso è uscito un articolo da un'oretta sul Corriere con qualche news. Immagino, perché non l'avevo visto prima. Per cui adesso vado a leggervelo. Uh, ok, è ancora caccia l'uomo nei boschi della Val Corsaglia nel Mon Monregalese. Da oltre 17 ore si cerca Sasha Chang, 21enne olandese, che mercoledì pomeriggio a Montaldo Mondovì ha ucciso coltellate il padre e il connazionale Lambertus, che da alcuni giorni ospitava la coppia nella sua casa in località Roa Piana. Quindi la località precisa è Roa Piana, immagino che sia un. Piccolissimo paesello. Dopo aver commesso il duplice delitto, il giovane è scappato nei boschi e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. Sasha ha problemi psichici. Di <ride> nuovo, problemi a connettersi con i fantasmi. No, immagino che si parli di psicosi a questo punto. Quindi, allora confermo, deliri, quindi probabilmente schizofrenia. La butto lì, eh? La butto lì. Secondo me potrebbe essere schizofrenico. E benché si ritiene che al momento non sia armato. Che poi abbiamo già detto potrebbe esserlo, è considerato un soggetto pericoloso. Per questo i carabinieri, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Carrubbia, e dal comandante della Venezia, sì, raccomandano la massima prudenza. Fino a ieri il consiglio per le persone che abitano nella zona è di non uscire di casa ma segnalare eventuali situazioni sospette e avvistamenti. Hanno usato un elicottero, la zona tutta circondata. Le ricerche sono state estese anche alle zone vicine a Montaldo di Mondovì quindi mi raccomando, attenzione. Eh, porzione di territorio compresa tra: Rubrent, Rubu, Ruburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Rub, Ruburent e il Santuario di Vicoforte. L'ipotesi è che il ragazzo abbia dormito all'addiaccio: Eh, cosa vuoi che abbia fatto? Non conosce il territorio e quindi potrebbe essere disorientato. Oltre alla foto, è stato diffuso il suo identikit: è, altro, è alto, circa 1,75 m, biondo, indossa un paio di pantaloncini con la maglietta grigia sporca di sangue. Non è escluso che possa essersene liberato, quindi potrebbe essere nudo. Nel caso in cui vediate questo video su YouTube ci sono degli aggiornamenti, li trovate in descrizione. Ma se era con problemi psichiatrici, i genitori non si sono mai preoccupati di farlo curare? Beh, immagino che se erano a conoscenza dei problemi psichiatrici è perché avesse una diagnosi, quindi se aveva una diagnosi immagino che fosse in cura. De deduco io eh, potrei sbagliarmi. Non si potrebbe già essere suicidato. Ehm... Beh, uno che fugge così con i documenti, quindi con l'intenzione proprio di lasciare il paese, tutto credo che non abbia nessuna intenzione di suicidarsi. Credo che voglia fare Igor il russo, ma senza l'addestramento militare di Igor il russo. Non ci sono prove di niente al momento perché è appena successo e in questo momento mi premeva darvi la notizia più che altro per avvertirvi. Di restare il più al sicuro possibile, soprattutto voi che siete in zona, sì, c'è la possibilità che possa fare del male ad altre persone, soprattutto nel momento in cui cerca targato CN. Grazie. Soprattutto nel momento in cui lui si ritrova in una situazione di eh, fame, di sete di, di sete, non credo che ci sono dei torrenti, comunque. Di, di, di necessità, alla Igor il rosso. Magari per rubare non si fa troppi problemi. A uccidere e rubare, una vicina. Eccolo qua, grazie, grazie mille. Ok, vi posso leggere la testimonianza della, della vicina e ringraziate tutti Fede Mastro. Uh, allora, tre giorni fa era stata in quella casa per una merenda e un momento conviviale con Bert e i suoi ospiti. Ah, Bert, Bart qui uno chiama Bert, l'altro chiama Bart. Sasha non c'era, forse era in camera non si faceva vedere. Quando arriviamo a Montaldo sono le 9.30, ci sono due carabinieri a piantonare la casa di Via Roa Piana, teatro del duplice delitto che si è consumato ieri. Sono morte due persone. La terza, il presunto assassino, è scappato nei boschi ed è ricercato da 24 ore. Sì, è vero, di più. Ho detto 18 ore prima, ma effettivamente sono già 20... sono più. Se è avvenuto alle 16 e adesso sono le 21, quasi, 21, sono più di 24 ore che è in fuga. Oh, scusate, io e i conti no. Il marchese meglio. Quella casa l'aveva comprata quattro anni fa. Lambertus, medico olandese. Ok, bla bla bla. Sono stati gli olandesi. Ottobre. Chiuderà anche quello. Va bene. Voglio sentire la vicina. Oggi loro sarebbero dovuti ripartire per Amsterdam. Forse Sasha non voleva andarsene. Si innamorato dell'Italia e voleva vivere nei boschi italiani e non tornare mai più ad Amsterdam. Affarone, insomma, c'è una signora che abita proprio dall'altra parte, la avviciniamo. Quasi certamente ha visto qualcosa. Mi piace questo giornalista, cioè ci, ci porta con lui nella sua avventura. È in vacanza con il marito, è nata a Montaldo, ci torna spesso, ma vive a Torino. Dice la vicina: Non so cosa sia successo in casa, non abbiamo sentito urla provenire da dentro. Ah, non c'erano urla. E guardi che è strano, perché in questa zona del paese si sente tutto, quindi forse l'ha preso a sorpresa il padre. Si forma un eco particolare. Io ero fuori in giardino con mio marito, stavamo travasando una pianta. Ad un certo punto abbiamo visto Bert uscire dalla porta laterale per raggiungere l'operaio che stava facendo i lavori per la piscina. Gridava aiuto, ha iniziato a correre lungo la strada. Dietro di lui c'era quel ragazzo che lo ha colpito alla schiena. Ah, ma noi non abbiamo visto perché la strada lì fa una piccola curva. Poi è uscito anche l'operaio, aveva una spranga in mano. Vai operaio! Abbiamo visto il ragazzo che scavalcava il garrail e scappava giù verso il bosco. Non so se il muratore sia riuscito a colpirlo. A adoro a a adoro Adoro il muratore, non so se sia stato colpito ma certamente in quella fase a Sasha è caduto il coltello usato per colpire a morte il padre e l'amico di famiglia, è stato trovato in strada nel punto dove ha scavalcato e preso dai boschi. Ah, quindi ecco perché ha ucciso il padrone di casa in strada, perché probabilmente, siccome non ci sono state grida, desumo io eh, poi potrei sbagliarmi ovviamente come sempre... Uh, forse Sasha ha colpito suo padre a sorpresa per questo non ha urlato forse lo ha colpito direttamente alla gola al che Bert si è uh, padrone di casa si è spaventato e corso fuori per gridare aiuto e onde evitare che gli rovinasse tutto diciamo il piano diabolico di fuga il uh, Sasha lo ha rincorso e lo ha ucciso Coraggiosissimo il muratore, coraggiosissimo il muratore, perché avrebbe potuto fare la stessa fine. Certo è che avendo una spranga poteva in qualche modo difendersi. Comunque siamo davanti a un ragazzino di 21 anni che non ha assolutamente le, eh, i talenti e le capacità di Igor, quindi possiamo stare un attimino più sereni, però dalla sua c'ha la skills follia totale, fuori come un geranio. Per cui attenzione, mi raccomando nella zona. Soprattutto, attenzione io direi a chi ha dei bar o insomma de de dei negozi eh, un attimo isolati. Perché sarebbe il primo luogo dove io colpirei se dovessi rubare per fame ocio. Oh, Ed erano anche i primi posti che, dove appunto colpiva anche Igor. Quindi, attenzione, no? In teoria, da un giorno che non mangia. Sempre se non è in grado di procurarsi il cibo da solo nel bosco, comunque fatemi chiudere questa parte del video così a chi poi potrà editarla faccio la chiusura. Ciao ragazzoni dello YouTube, ovviamente vi tengo aggiornati, questa è stata una notizia flash che vi do così per appunto l'emergenza della situazione. Se ci sono news vi linko in descrizione gli articoli con gli aggiornamenti. Tanto amore e ci vediamo al prossimo video. Eh...